Super Red Pascal 10 off e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo con mio fratello che oggi ragazzi forse Pascal sta muto. Allora ragazzi, in questo video parleremo del nuovo gioco Plants vs Zombies Battle for Neighborville, tipo una cosa del genere. Che ragazzi, sta per uscire questo gioco, hanno fatto il trailer, ma non è proprio il trailer quello là ufficiale, cioè deve uscire prima il trailer quello ufficiale. Questo qua tipo un trailer così buttato a casaccio, ma quello ufficiale ancora lo devono fare. Quindi ragazzi, analizzeremo un po' questo trailer e vedremo delle cose che ci saranno in questo gioco. Ok ragazzi, ci siamo, stiamo per guardare il trailer, come c'è anche mio fratello. E ragazzi, non vi farò ascoltare la musica perché sennò mi segnalano il video e non vorrei che me lo segnalino. Adesso ragazzi, cominciamo. Ok, che dovrebbe essere un po' di... ok. Allora, partiamo subito col pappagallo. Ragazzi, ok, qui c'è il girasole. Ah ragazzi, questa dovrebbe essere una nuova pianta che è tipo usata nei vasi, solo che adesso fanno, guarda, quella che sputa fuoco. Adesso questa qua dovrebbe essere un altro zombie, questo dovrebbe essere una pianta nuova, chicco di mais, ok. E ragazzi, vabbè, fuori classe, questi qua li conosciamo. E ok, c'è anche questo zombie qua sui pattini che non so questo cosa è pazzo, tata. Non sappiamo cosa potrebbe il cactus. Zitto, non sappiamo cosa potrebbe essere. Questo c'è un altro zombie ignoto che non sappiamo come si chiama. Allora qua, ok, ovviamente questi qua sono personaggi che possono essere disponibili in questo Plants vs Zombies Battle for Neighborville. E questo qua sembra tipo l'ipnofungo, quello là nel vaso. Allora, come potete vedere, il design dei personaggi, il design è cambiato, perché l'ingegnere dal Garden Warfare 2 e dal Garden Warfare sembra più... come sembra? Digitale. Cioè, sembra un po' ingrassato. Cioè, quindi sono cambiati anche i design dei personaggi. Quindi questa cosa mi piacerà un botto. Ok, cos'è sto coso? Ah, allora, le ghiandine. Cos'è sono le ghiandine? Allora, è un nuovo personaggio. Allora, praticamente noi se andiamo indietro... No, più indietro ancora, aspettate ragazzi. No, più indietro ancora. Ok, vedete che ci sono tre ghiande, le avete viste? Queste tre ghiande, secondo me questo qua sarà un attacco speciale, che praticamente queste tre ghiande potrebbero formare tipo il tronco in fiamme. Ok ragazzi, questo qua sono le visuali dei vari personaggi, va bene. Questi qua, alcuni sono disponibili, ancora sono... Allora... un pochino, ok, che sono usciti. Ok ragazzi, il trailer è finito, allora analizziamo. Allora, mettiamo da capo, questo è il pappagallo e fino a qua ci siamo arrivati. Questo sta facendo vedere un po' tutta la mappa, va bene. Vediamo un po' i nuovi personaggi. Allora il primo personaggio a favore delle piante è questa pianta qui che sputa il fuoco, che prima era disponibile. L'ho visto anche il pupazzo, c'è anche il pupazzo. C'è anche il pupazzo, quindi questo qua è la pianta che sputa fuoco. E andiamo in fondo, questa qua, aspetta, porca vacca. Questa qua invece dovrebbe essere tipo baffancina. Questa qua dovrebbe essere tipo una donna zombie a bordo di una navicella che praticamente sembra tipo a bordo di una navicella. E questo ragazzi, qua è non so che cos'è. Infatti, perché ancora devono decidere i nomi di questi personaggi, perché ancora non li sappiamo. Noi non li sappiamo. Ah ragazzi, c'è anche questa ghiandina che dovrebbe essere
a favore delle piante, che praticamente non sappiamo neanche come si chiama, ma sembra tipo non avere... sappiamo, non sappiamo quelle che sono nipoli, soltanto che non si... Secondo me questo presagio non è tanto forte. Gli altri sono disponibili alcuni, gli altri no. Cioè, ma poi ancora il gioco deve uscire, capito? Ok, andiamo. Ok. Così mai, roba. Vediamo se riusciamo a vedere un altro personaggio. Allora, questo sembra tipo uno zombie sui pattini. Ok. Madonna che si vede male. Ok. Sembra tipo uno zombie sui pattini che, come potete vedere, va tipo sui pattini e guardate, è molto veloce. Sembra un personaggio che usa la velocità, insomma, come abilità. E poi c'è questo personaggio che tipo è a bordo di un coso qua. Cos'è sto coso? Vabbè, è a bordo di quel coso e ragazzi, insomma, spara. Poi non ho capito come questa spara semi possa uccidere tutti questi zombolini. Questo ragazzi è un... porca vacca! Poi questo ragazzi è un nuovo personaggio che praticamente è l'ipnofungo che possiamo trovare. Uno sul vaso e uno senza vaso. E che quello senza vaso sarebbe questo. Ok. Avete visto come camminava? Lì. Basta. Ok. Il tronco in fiamme, questo conosciamo. Ah, sembra avere una abilità che praticamente al posto di sparare, questo qua tira pugni. Capito? Sembra avere questa nuova abilità. C'è pure un tronco che tira pugni. Un altro tronco che tira pugni. Ok, questa. Però con le spugne. Spuglie, ecco il tronco che c'è gli occhi e cammina tipo così